Bentornati sul canale Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi e a farvi la recensione di Nell'erba alta, in the tall grass. C'è qualcosa che non va, credo che dovremmo ritornare sulla strada. Maggie! Travis! Chi sei? Che succede? Sono venuto a cercarvi! Cosa? Come hai fatto ad arrivare qui prima di noi? Non lo so! Mio figlio, anche lui si è perso. Dove sei? È furto! È solo un campo. Che succede? È andato dall'altra parte. Diretto da Vincenzo Natali, che molti di voi sapranno è il regista di Cube, film che ha lasciato il segno per la sua stranezza, per il fatto che ha un finale che non si capisce un cazzo, però comunque film gradevole. Dopo Cube, Natali a quanto pare ha lavorato più per serie TV che per altro. Torna a dirigere un lungometraggio per Netflix, tratto dal racconto di 60 pagine uscito in due parti su due numeri di Esquire nel 2012 e pubblicato in Italia da Sperling e Kapfer nel 2013, scritto da Stephen King e il figlio Joe Hill. Che voi vi chiederete: come mai Joe Hill e non Joe King? La risposta è semplice: perché Joe Hill ha voluto un po' non calcare troppo la mano sul fatto che fosse figlio di Stephen King e un po' cioè riuscito, ma in realtà è uguale di faccia, e poi tutti sanno che è il figlio di Stephen King. Però, nonostante sia un figlio di papà, no, che brutto dire così, non è un figlio di papà, nonostante sia il figlio di Stephen King, è molto bravo, anche se ha veramente uno stile super kinghiano, diciamo che non si discosta molto da suo padre. Quando c'è di mezzo Stephen King, il giudizio da parte del pubblico si fa aspro automaticamente. Infatti, chi parla di un film fallimentare per quanto riguarda Nell'erba alta, secondo me rientra pienamente nella categoria del recensore dell'ultima ora, colui che ragiona a due scomparti stagni: divertente, noioso, fine. Se ingenuamente qualcuno poteva pensare che ci saremmo trovati di fronte a un capolavoro solo per la presenza di King, bisognerebbe fare un piccolo excursus nei film precedenti, a cominciare dal recentissimo It 2, che è ben lontano dal potersi definire un capolavoro. Nell'erba alta non è un capolavoro, ma neanche un ottimo film, è semplicemente un buon prodotto di intrattenimento, ben girato, con un ottimo cast, tra cui compare anche il bravo, in questo caso Patrick Wilson, di The Conjuring, la saga che più mi ha rotto i coglioni della storia dell'horror. L'idea alla base di In the Tall Grass, Nell'erba alta, è stupenda secondo me, e come film horror Echo Vengeance si distingue per originalità. Un enorme prato di erba alta che si comporta come un'enorme pianta carnivora, attira le vittime usando le voci delle vittime precedenti e le trattiene nell'erba grazie a un ingegnoso labirinto spazio-temporale che incolla per sempre le prede come una grande ragnatela appiccicosa. Non un film indimenticabile, ma una buona storia che ricorda i racconti di Ai confini della realtà. Una storia che sa inquietare grazie al senso di smarrimento generato dall'erba, che impedisce di vedere, e l'incapacità di trovare punti di riferimento genera indiscutibilmente uno stato di ansia e di senso di instabilità. Il film è diretto piuttosto bene, visto che il ragazzo, che non è più un ragazzo, è molto bravo tecnicamente. Stiamo pur sempre parlando di un film che io definisco per la TV, nel senso che i nuovi film Netflix sono un po' i vecchi film della TV, per la TV. Quindi lo considero un buon prodotto, divertente, che intrattiene. Sicuramente non grido al miracolo, ma l'idea dell'erba come mostro che si scaglia contro l'uomo, poi dietro ci possono essere anche altre spiegazioni, che però io non sto qua a dirvi, io vi dico quella più semplice, è molto bella, mi piace molto, la trovo anche appunto molto retro, che richiama diverse cose. Questo è il mio pensiero molto veloce per un film che effettivamente merita attenzione, ma fino a un certo punto. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, lasciatemi un commento e fatemi sapere se In the Tall Grass, Nell'erba alta di Vincenzo Natali, vi è piaciuto. E niente, ci vediamo nell'erba alta.